Un agronomo di Licata e un biologo di Catania accomunati dallo stesso vizio, quello della marijuana. È quanto accertato dalla polizia che ha sequestrato 650 grammi di stupefacente in un'azienda agricola del territorio di Chiaramonte Gulfi. In manette sono finiti l'agronomo Alberto Calogero Messina, 34 anni, di Licata, ed il biologo catanese 28enne Antonino Fasolo, entrambi accusati di possesso e traffico di marijuana. È stata la perquisizione nell'azienda agricola del l'agronomo licatese a far saltare fuori la droga grazie al fiuto dei cani Sky e Vite. Dallo strano andirivieni, anche a tarda ora segnalato nell'azienda Chiaramontana, erano scattate le indagini che, come accennato, hanno consentito di scoprire 650 grammi di erba, di cui 30 nascosti nella stanza in cui Messina dormiva, ed altri 620 in un portavivande che lo stesso agronomo ha riconosciuto come suo. I due sono stati dunque condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà le singole responsabilità rispetto al ruolo avuto in ordine al reato di traffico di sostanze stupefacenti. In un'altra operazione, la polizia di Vittoria ha arrestato due ragazzi ventenni, di cui uno è incensurato per coltivazione di marijuana. I movimenti dei due erano controllati, e così la circostanza che il giovane stesse caricando 5 bidoni di plastica da 20 litri ed un innaffiatoio a pressione da 2 litri in un'auto ha messo sul chi vive i poliziotti poco propensi a credere alla passione per il pollice verde. Gli agenti, dopo aver pedinato l'auto, hanno bloccato i due giovani in un terreno incolto in aperta campagna dove, disposte in filari, sono state trovate 100 piante di marijuana. Nel cofano dell'auto sono stati rinvenuti anche i contenitori di polistirolo utilizzati per far germogliare i semi. Tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre ai due giovani sono stati concessi i domiciliari.